secondo te che ha deciso per questa formula offensiva spregiudicata? È arrivato il momento di rischiare, la Roma cerca un solo risultato in fondo. Ma assolutamente sì, se si è ricordato che dall'inizio ha giocato solo 4 partite dall'inizio, però questa Roma ha 2 punti di vantaggio, perciò la chiave che è stata fondamentale nella scelta assolutamente importante è stato il recupero della giornata da parte di Candelea, perché ricordiamo a Napoli aveva giocato Di Francesco in quella posizione e il gioco di Candelea non lo può fare, cioè arretrare sulla linea dei 3 difensori centrali quando la palla gli hanno gli avversari, perché in quella posizione poi ci andava dal vecchio a fare centrocampista. Uno striscione fra i tanti spiritosi, simpatici che sono qui all'Olimpico in Via Farpace, domani festeggiano insieme il compleanno. Chissà se sceglieranno di festeggiarlo a cena insieme, non facile, però. Beh, se dovessero vincere senza facendo tutti gli scongiuri del caso, sicuramente ci sarà una festa che si protrarrà per tanto tempo, non solo nella giornata di domani. È strano però, la vita è strana. Ha avuto un battibecco, due compiono gli anni nello stesso giorno. Una grande Roma, Salvatore, ha bisogno sia di devono mettersi d'accordo. Non c'è dubbio, determinante è stato Cappello, perché c'è da dire i grandissimi meriti di questo allenatore che ha cambiato mentalità, tenuti i giocatori sulla corda per tutta la stagione. Remontella è stato decisivo quando è entrato in campo. Che cosa si sente quando si è lì nel tunnel, percepisci da fuori che sta succedendo qualcosa di grande, ma tu devi concentrarti sulla partita? Che cosa si sente? Niente, vuoi entrare, quello lì non senti nessuno, senti solo che fuori aspettano tanto da te, perciò non vedi l'ora di entrare in campo. Questi minuti per loro, per i giocatori, non vogliono che possano esistere, non vogliono che esistano questi minuti, vorrebbero entrare in campo e da lì, dal primo minuto, dal primo secondo, sparisce la tensione. Sdrammatizzano con un sorriso, dirimere tutte le controversie di Roma-Parma è una garanzia assoluta, come ha ricordato il nostro Alberto Dionisi, 44 anni, internazionale, uno dei più bravi arbitri del mondo. Ecco il capocannoniere della Roma con 19 gol, si è autodefinito con un pizzico di ironia in settimana l'uomo dei gol inutili, fino a quando è arrivato alla Roma, perché a Firenze ne ha segnati una caterva, ma non ha vinto altro che una Supercoppa e una Coppa Italia. Sai perché? A Firenze già i campionati che lui aveva segnato, nei quali aveva quasi mai partita per poter arrivare all'obiettivo finale, cioè il maggiore, lo scudetto. Qui ci si è costruito, secondo me, 3 pedini importanti. Emerson ha operato benissimo la Roma in questo campionato. Serenità anche sul buon vestito davvero dei suoi colori, colore giallo e rosso, per questo ultimo appuntamento del campionato di Serie A. Proverà un pizzico di amarezza, titolare per quasi tutta la stagione, all'appuntamento finale parte dalla panchina, però ha dato moltissimo anche lui, anche se con pochi gol, a questa squadra. In queste partite vorrebbero esserci tutti, si giochi in 11, ci sono delle scelte che Cappello ha sempre fatto, scontentando anche qualcuno, è ovvio che Del Vecchio vorrebbe essere in campo, però in tutti i casi poi ha contribuito in modo determinante ad arrivare a questa ultima giornata con 2 punti di vantaggio. Dopo aver conquistato al Tardini il titolo di campione d'inverno, ce la ricordiamo quella partita, la Roma disputò un secondo tempo esemplare. Deve esserci, lo ricordiamo, sincronia assoluta. Importante è stato il recupero della giornata da parte di Candelea, perché ricordiamo a Napoli aveva giocato Di Francesco in quella posizione e il gioco di Candelea non lo può fare, cioè arretrare sulla linea dei 3 difensori centrali quando la palla gli hanno gli avversari, perché in quella posizione poi ci andava dal vecchio a fare centrocampista. Uno striscione fra i tanti spiritosi, simpatici che sono qui all'Olimpico in Via Farpace, domani festeggiano insieme il compleanno. Chissà se sceglieranno di festeggiarlo a cena insieme, non facile, però. Beh, se dovessero vincere senza facendo tutti gli scongiuri del caso, sicuramente ci sarà una festa che si protrarrà per tanto tempo, non solo nella giornata di domani. È strano però, la vita è strana. Ha avuto un battibecco, due compiono gli anni nello stesso giorno. Una grande Roma, Salvatore, ha bisogno sia di devono mettersi d'accordo. Non c'è dubbio, determinante è stato Cappello, perché c'è da dire i grandissimi meriti di questo allenatore che ha cambiato mentalità, tenuti i giocatori sulla corda per tutta la stagione. Remontella è stato decisivo quando è entrato in campo. Che cosa si sente quando si è lì nel tunnel,
percepisci da fuori che sta succedendo qualcosa di grande, ma tu devi concentrarti sulla partita. Che cosa si sente? Niente, vuoi entrare, quello lì non lo senti nessuno, senti solo che fuori aspettano tanto da te, perciò non vedi l'ora di entrare in campo. Questi minuti per loro, per i giocatori, non vogliono che possano esistere, non vogliono che esistano questi minuti, vorrebbero entrare in campo e da lì, dal primo minuto, dal primo secondo, sparisce la tensione. Sdrammatizzano con un sorriso, dirimere tutte le controversie di Roma-Parma è una garanzia assoluta, come ha ricordato il nostro Alberto Dionisi, 44 anni, internazionale, uno dei più bravi arbitri del mondo. Il capocannoniere della Roma con 19 gol, si è autodefinito con un pizzico di ironia in settimana l'uomo dei gol inutili, fino a quando è arrivato alla Roma, perché a Firenze ne ha segnati una caterva, ma non ha vinto altro che una Supercoppa e una Coppa Italia. Sai perché a Firenze già i campionati che lui aveva segnato, nei quali aveva quasi mai partita per poter arrivare all'obiettivo finale, cioè il maggiore, lo scudetto. Qui ci si è costruito, secondo me, tre pedini importanti. Emerson ha operato benissimo la Roma in questo campionato. Serenità anche sul buon vestito davvero dei suoi colori, colore giallo e rosso, per questo ultimo appuntamento del campionato di Serie A. Proverà un pizzico di amarezza, titolare per quasi tutta la stagione, all'appuntamento finale parte dalla panchina, però ha dato moltissimo anche lui, anche se con pochi gol, a questa squadra. In queste partite vorrebbero esserci tutti, si giochi in 11, ci sono delle scelte che Cappella ha sempre fatto, scontentando anche qualcuno. È ovvio che Del Vecchio vorrebbe essere in campo, però in tutti i casi poi ha contribuito in modo determinante ad arrivare a questa ultima giornata con 2 punti di vantaggio. Dopo aver conquistato al Tardini il titolo di campione d'inverno, ce la ricordiamo quella partita, la Roma disputò un secondo tempo esemplare. Deve esserci, lo ricordiamo, sincronia assoluta. Veramente importante è stato il recupero della giornata da parte di Candelà, perché ricordiamo a Napoli aveva giocato Di Francesco in quella posizione e il gioco di Candelà non lo può fare, cioè arretrare sulla linea dei tre difensori centrali quando la palla gli hanno gli avversari, perché in quella posizione poi ci andava Del Vecchio a fare il centrocampista. Uno striscione fra i tanti spiritosi, simpatici.